Dopo 30 anni di promesse e impegni da parte delle amministrazioni comunali che si sono via via succedute, oggi il Comune di Teramo ha presentato il progetto di ristrutturazione integrale del mercato coperto di Piazza Verdi. Parliamo di un edificio anni 60, degradato e fatiscente, situato nel cuore della città archeologica a due passi dal Teatro Romano e dal Palazzo Braga. Un luogo sul quale l'amministrazione d'Alberto intende puntare per il rilancio di Teramo Capoluogo e per il quale stanzia 3 milioni di fondi propri. 3 anni di lavori per trasformare un cubo vuoto in 4 piani dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero, a spazi commerciali e alla ristorazione. Un teatro dell'enogastronomia teramana. È stato un progetto che ci ha portato via tante energie perché dovevamo ragionare su un qualcosa che non è mai esistito, che non doveva rappresentare neanche la copia di qualcosa già esistente a livello mondiale. Il mercato coperto di Teramo, che avrà una sua caratterizzazione sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo sociale, sotto il profilo economico, ma si integrerà a livello archeologico con l'area circostante. La ristrutturazione del mercato coperto di Piazza Verdi rientra in un disegno complessivo che si colloca nella nuova visione urbanistica che il sindaco D'Alberto intende imprimere a Teramo insieme ad altri progetti strategici: il recupero delle palazzine popolari di Via Longo, del Teatro Romano e del Parco Fluviale. Negli ultimi mesi abbiamo presentato un parco progetti di oltre 50 milioni di euro per la nostra città, valorizzando tutte quelle che sono le risorse ambientali, culturali, produttive, ripartendo di fatto da zero. Siamo partiti da zero perché nulla era stato lasciato, non c'era un'idea, non c'era un'idea di sviluppo della nostra città. Oggi finalmente, nei fatti e non nelle parole, la nostra città ha una prospettiva, e una prospettiva che oggi dobbiamo coltivare e sviluppare. E ovviamente il progetto del mercato coperto, che è anche valorizzazione di Teramo città universitaria, perché sicuramente diventerà il fulcro fondamentale e anche nel dialogo culturale con il Braga e il Teatro Romano di tutta la nostra città. Nel progetto di recupero del mercato coperto di Teramo è prevista anche la ripavimentazione della prospiciente Piazza Verdi, dove anche il numero di stalli sarà rivisto per renderla maggiormente fruibile ai pedoni. 3 anni di lavori dunque, ma dove saranno spostati provvisoriamente i venditori di prodotti alimentari che attualmente lavorano dentro il vecchio mercato? Un interrogativo al quale per il momento non c'è risposta.